Se fate caso, ho meno cuore di prima. C'è un motivo. Praticamente ho dovuto buttare l'intera registrazione. Io avevo già fatto il tempo del fuoco. Più di 2 ore di registrazione, tempo del fuoco, più sono uscito persa. Adesso non sto a spiegarvi cosa è successo, però l'ho persa. Sono rimasto leggermente male, anche perché siamo lì. Questo è uno dei tanti giochi monosave. Ok, c'è un save unico. Adesso d'ora in poi salverò alla fine della registrazione e basta. Però certo devo prima controllare che tutto vada bene. Non lo so, in qualunque caso è stato un inferno perché ho dovuto letteralmente rifare tutto, o meglio, non tutto, ho tagliato ovviamente, però lo si vede dal fatto che non ho niente. Ho ripreso il vestito, ho rifatto la parte con Yunobo. Anche a livello sopra ho fatto quello che potevo, nel senso ho trovato due o tre cose nuove, questo non l'avevo fatto, per esempio. Questo è un altro profilo, in realtà è il profilo con cui avevo fatto Breath of the Wild, un altro account, diciamo, sempre sullo stesso Switch, no? Un altro utente. Infatti, tra l'altro, quando ho sbloccato lo stallaggio mi ha dato i cavalli che avevo con quell'altro. Per esempio, io avevo, con questo qua avevo bianchino, cioè con questo qua, con quell'altro avevo bianchino, con questo qui avevo Blacky, che praticamente è un cavallo nero, con solo 4 speroni. E niente, ho cercato di recuperare quantomeno 4 di vigore. Che era come ero arrivato prima, perché è utile lì può essere utile lì nel tempio del fuoco. E ho preso solo un cuore aggiuntivo, che in teoria non ci serve, però niente, sono ripartito da qua. Non ho chiaramente le mappe qua. Vi farò vedere cosa ho trovato. Ho trovato una tunica minatore con delle specie di lucine attaccate. Ve lo farò vedere quando torneremo al save. Cioè, adesso io con questo cercherò di fare quello che ho fatto appunto con l'altro che è andato perso. E niente, dopodiché tornerò al save originale. Quindi adesso torniamo là. Facciamo un tempio del fuoco, che quindi chiaramente non è una novità, però devo vedere se me lo ricordo, perché l'ho fatto comunque qualche giorno fa e vabbè, più o meno dovrei ricordarmi. Hanno la mania di fare giochi monosave, io boh non e io boh non lo capisco sta cosa, cioè può stare, non so, in un Dark Soul, perché magari prendi certe decisioni e, come dire, te le devi tenere, no? Quindi se tu hai un solo save, va bene in giochi, forse in certi giochi, ma non in tutti i giochi. Cioè, tu dovresti dare la possibilità di fare più salvataggi manuali, punto. Che ti frega a te? Io a quel punto lì avrei avuto, come succede per esempio in Forbidden West, è così, Horizon, in due Horizon, così tu vuoi fare i save manuali. Sono limitati, alla fine li sovrascrivi, però voglio dire, se io perdo una registrazione, forse mi è successo anche qualcosa lì, mi sa. Però dovessi perdere una registrazione per qualsiasi motivo, non è come qua, che per farvi rivedere il Tempio del Fuoco io ho dovuto rifare tutto per arrivare al Tempio del Fuoco. Se là io perdessi qualcosa, fa niente, carico un save più vecchio. Che gliene frega loro, voglio dire? Cosa gliene frega loro? Di solito i save, tra l'altro, sono di pochi mega. Non lo so.
Comunque ho ripreso, ho venduto tutto quello che avevo per riprendere almeno questa, che a quanto pare è più che cioè è sufficiente. Allora, questo si trova a piano terra. Alla fine bisogna azionare questi, sono dei gong questi, bisogna usare lui. Vediamo un attimo se mi ricordo, bisogna salire. L'ingresso in quel caso lì è su in cima. Anzi, qua ce ne sono due. Uno primo piano. No, sto guardando qua. Sto guardando sbagliato. Questo qua è il piano terra. Qua invece ce ne sono due. Uno terzo piano. E uno primo piano. Vediamo. Oh cavolo. Ecco lì, mi ha salvato una fattina anche tra l'altro. Ok. Adesso non mi ricordo se ce ne sono altri, forse no. Tra l'altro era uscita anche una buona registrazione. Me l'ero cavata, era stato interessante, esplorativo. Adesso chiaramente non è la stessa cosa. Allora, anzi, c'è pure il problema che non ho tooling, perché non ho fatto il tempio del vento. E qualche volta l'ho usato tooling. Per esempio, potrebbe essere utile qua. Vabbè. Vediamo di arrangiarci. Qua mi sembra che forse ci sia un forziere qua sopra, adesso non mi ricordo. No, anzi. Ok, bisogna andare di qua. Torna qua che io non ho armatura, e questo si è fatto. Al di là dei cuori, il problema grosso è che non ho difese. Dai. Ok. Allora, qua è tutto un discorso di treni, di binari, di deviazione dei binari. Adesso vediamo. Allora, qua. Alcuni, questo per esempio gira. Ok. Però se non sbaglio dobbiamo andare lì dentro. Comunque adesso andiamo lì qua intanto. Poi appunto Yunovo ci aiuta come nel primo caso, no? Come quando siamo saliti sul Monte Morte. Rimane lì e lo usiamo soprattutto per gli scambiatori.
Com'è andato? Giù? Allora, questa casa qua invece, per esempio, ruota. Ok, qui c'era solo un forziere, forse. Ferma, ferma, ferma. Il problema è che c'è un po' l'inerzia. Comunque ci sono delle fasi non facilissime, quindi non è comunque. Vieni qua. Vieni qua. Allora, qua vediamo cosa faceva. Ok. Sì, comunque sì, in realtà c'è da stare attenti perché ci sono poi anche dei vagoni con sui nemici. Tirano la freccia e non è che non fanno nulla. Allora. Vediamo ancora uno. Ancora. Ok, questo è uno. Sei. Guarda, Link. Ha la forma di un gong, ma cosa sarà? Intanto elimina questo, che non gli fai nessun danno. Dai, dai, dai. Bravo. Gli fa più danno con... gli fa più danno con la spada, col battirocce che... Allora. Ok. Uno fatto. E si sgancia uno di questi. Link, il primo lucchetto è andato. Ne restano altri quattro. Abbiamo ancora molto da fare. Thank you.
Hydrant. Altro zonanio. Allora, adesso noi siamo al primo piano. Dicevamo che ce n'è uno più sopra. Qui avevo provato a vedere se l'ascensus. In realtà non ci si arriva. Ho provato ad andare anche là sopra, ma non ci si arriva lo stesso. A meno che non provo qualche scorciatoia, ma ma da qua non. Allora, boh, si potrebbe provare, ma secondo me non funziona. Io non ho fatto così, però. Però non è. Non volevo collegare i due insieme. Vediamo un attimo. Perché non riesco ad raddrizzarlo? Cavolo, incastrato sotto. Vediamo che fine fa. Ok. Vediamo se riusciamo. È che tra l'altro io ero convinto che ne bastassero tre. Fossero. Invece sono 5 spicchi in vigore. Non 4. Allora, vediamo se riusciamo. È laggato e io clicco ma arrivo in ritardo, quindi vabbè, dai, lasciamo perdere. Oh, per salire là com'è che si faceva? Ok, forse adesso mi ricordo, vediamo. Allora qua. Dove è finita la ventola? Nella botta forse è volatilizzata, non lo so. Non so che fine ha fatto. Vai, vai su. Ma che sbuffi? Allora, qua bisogna cambiare. Però è molto vicino. Bisogna provare a cambiare e salire. Là c'è un forziere che tra l'altro ho fatto abbastanza fatica. Sali, sali, sali. L'ha mancato. Vabbè.
stavolta è rimasto. Vediamo se torna indietro. In teoria a me sembra che ci sia un po' di pendenza, ma non se ne parla. Perfetto. Oh, si può rischiare anche andare sui binari, ma ecco appunto, facciamo così, cadi lì, a me non dovrebbe ripartire là. Il problema è che parte da qua. Ma dai. Problemi di questo tempio sono queste cose qua. Tra l'altro mi è venuto in mente appunto che si parlava di tempio sotto, e mi sa che era comunque questo. Prima che non ce ne sia un altro qui sotto terra. Perché anche quando stavo per arrivare qua ho fatto caso che un passaggio. Ho fatto caso che c'erano delle statue che effettivamente erano in questa direzione, quindi ho il dubbio che alla fine sia solo questo. Io speravo che ce ne fosse tipo un quinto, no? Adesso però ci troviamo davanti a questo, deve essere la forza. Ah, ok, questo andava lì. Ecco là, là un gruppo. Cosa fa? Io ho caricato, dove è andato? Allora qua. Il problema è che questo qua. Tira fuori quella specie di occhio, qualunque cosa sia. Allora.
Dunque, uno è qui dentro, è proprio qua. Perché se non peggio vuol dire che è al piano terreno, cioè è al piano corrente. Allora, per andare lì... dobbiamo costruire un ponte. Ah, ok. Prendiamo un idrante. Mi fio, guarda che ok, gastrolite di la like igneo, non è like, una pietra fuoriuscita da un corpo dalla temperatura molto elevata, ha conservato parte del suo calore, il che la rende un ingrediente utile per preparare pozioni. Un attimo. Ok. Allora, prendiamo qua. Perché stavo provando a farlo. Ho visto che ne fa uno lungo, si riesce a raffreddare in due zone abbastanza ravvicinate nel tempo. È più comodo ovviamente quello lungo. Boh, qui non c'è assolutamente nient'altro. Ok, se non mi ricordo male, io ho fatto una cosa di questo tipo. Avevo preso un carrello qua. Vediamo se riesco di nuovo. Ok. No, dimenticavo. Dimenticavo la temperatura. Cavolo, adesso penso che parte dal gong. Spero che parta dall'ultimo gong. Andiamo qua. Buon. Non saprei cosa fare con questi qua. Perché non è che gli facciamo questo danno. Invece loro ce le fanno noi.
Cavolo. Prima che appunto non basta. Non basta assolutamente avere i cuori quando i danni sono elevati. Ok. Perché qua è bloccato? È che con l'altro avevamo anche potenziato un pochino i vestiti, no? Ne avevamo di più, ne avevamo anche potenziati. Qua invece è proprio... non ho niente. Allora, tecnicamente possiamo comunque prenderlo e metterlo di qua. Però adesso devo cercare di ricordare l'utilità di andare qua. Perché adesso questo qua arriva qua e torna indietro, continua a girare a vanvera qua. Sì, ma dai, ma non c'è, ma... vediamo dove riparte. Se voglio fermare il coso, mi scivola giù. Voglio solo spegnere il motore, mi scivola giù. Riparte da qua. Vabbè. Cavolo. Ma dai, ma... Oh. Allora, cambiamo arma perché questo qua è veramente troppo lento da azionarsi. Allora qua mi ricordo che l'ho andato lì sopra, perché noi dobbiamo poi andare lì sopra. Però qua che percorso fa? Ok, scende e arriva qua. Vediamo un attimo, ma questo, ok, eravamo qua.
Bisogna andare sopra. Alla fine io ho usato un po' di scorciatoio, no? Però non è così semplice. No, va bene il discorso lì. Allora andiamo sopra qua. Allora, torniamo sopra lì. Perché poi un'altra via non saprei. Allora torniamo sopra lì. Vediamo di fermarci per tempo. Ok, ci sono comunque anche qua. Quando ho fatto io il giro, quei tizi qua non c'erano questi. Questi tizi qua si erano attivati e avevano portato via i carrelli, no? Si erano aperte le sbarre e erano venuti incontro sulle rotaie. In questo caso invece è cambiata la questione, quindi bisogna riuscire a vedere di non cadere. Ma non è semplice, noi dobbiamo salire lì. Ok. Allora. Qua bisogna trovare un posto dove salire, perché sennò ti butta giù. E se io voglio salire lì, mi butta giù. Innanzitutto cerca di salire sopra quei cornicioni lì e quindi si incasina e cade. Ecco, appunto, stai più giù. Stai più giù. Ti ha detto Tomb Raider. O meglio, quello che dovrebbe essere Tomb Raider. Vediamo. Devo stare veramente attenti. Ok. Buono. Dovremmo avercela fatta. Qui c'è un altro. Un patigone. Eccolo. Ma dai, ma perché non hai beccato? Poi è meglio mangiare. Cavolo. Abbiamo fatto tutta questa fatica. Non gli facciamo niente, cavolo. Oh. Poi, se ve lo state domandando, in teoria il boss... Oh, a parte che io ho tre fatine, adesso non ho più neanche una. Quindi adesso sì, è un problema. Però, se non ricordo male, dovrebbe poter riuscire a non prendere danni dal boss. Però questo è uno scorciatoio. Lì non mi ricordo, proviamo ad andarci. Forse c'è un tesoro, noi dobbiamo andare. Ok, dobbiamo sbloccare lì e andare qua sopra. Adesso vediamo un attimo. Allora.
l'altra volta ho fatto un altro giro, però mi sa strano. Dov'è? E questo boh, va chissà dove. Ok, qui sblocca questo coso. Ma come fa ad andare là? Cosa stai qua? Cioè non è, non è in pendenza, cosa si inventa? Boh. Con la fisica faccilecca. Allora noi dobbiamo salire là. Quindi questo lo giriamo, questo qua. Questo che ce lo alziamo. Guarda che forse potrebbe esserci qualcosa lì, eh. Perché noi abbiamo fatto il giro là in fondo. Forse lì c'è qualcosa, quindi... Però bisogna andare avanti e indietro. Vabbè, vediamo. E poi bisogna tornare qua per girarlo, intendo. A meno che... No, non credo... Non so se la freccia può bastare. No, non credo. C'è un forziere qua. Infatti si vede un po' la differenza di livello delle cose. Andiamo indietro, sì, potevo anche cliccarlo da qua, ma non... Ma non mi fido.